Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò come comprimere file e cartelle con WinRAR, un programma completamente gratis. Quindi andate su winrar.it e scaricate la versione di prova che comunque potrete usare per sempre, quindi non scade. Una volta che avete scaricato la versione adatta al vostro sistema e l'avete installato, quando cliccherete con il tasto destro del mouse su un file o una cartella avrete queste nuove voci. Quindi cliccate su aggiungi ad un archivio, selezionate metodo di compressione migliore, il vostro PC impiegherà più tempo, ma avrete un risultato migliore. Quindi cliccate su OK e la differenza è che la cartella, così com'è, pesa 21,4 MB. File compresso diventa 10 MB. Naturalmente, il discorso compressione è più. Più valido e rivolto ai grandi file se avete giga di file eh, o giga di cartelle. Allora vi conviene usare WinRAR per comprimere spazio. In qualsiasi momento potete aprire il vostro archivio e consultare ciò che avete, eh, diciamo, nell'archivio e tirarlo fuori per poi aprirlo. Quindi avete la possibilità di comprimere. File e cartelle con WinRAR: inoltre, WinRAR permette anche di proteggere l'archivio con password. Quindi cliccate su imposta parola chiave, la prima. La seconda parola che poi deve essere la stessa, cliccate su ok, ok. Quando proverete ad estrarre il contenuto del pacchetto vi verrà richiesta la password. Quindi ripeto, WinRar è gratis, potete scaricarlo da winRar.it. Grazie a WinRar potete comprimere file e cartelle e proteggerli con password.